Gela ha festeggiato ieri l'Immacolata Concezione e tanti fedeli nella chiesa San Francesco hanno assistito al pontificale presieduto da Monsignor Rosario Gisana, vescovo di Piazza Almerina, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. È stata l'occasione anche per benedire le nuove tele poste sull'altare maggiore. Mentre l'antica Eva bramava di avere e conoscere di più, la nuova Eva, Maria, ha posto nelle mani del Signore la sua vita perché facesse di lei la serva dell'umanità, come dovrebbe essere ogni credente e quindi la Chiesa stessa. Il vescovo di Piazza Almerina ha rivolto anche un pensiero alle famiglie degli operai dell'indotto dello stabilimento che hanno perso il lavoro. La preghiera anzitutto per le loro, per la benedizione che il Signore può sicuramente elargire per tutti loro, una benedizione d'amore, d'affetto, ma soprattutto di speranza perché il lavoro possa tornare trionfante in questa città. Alle 16.30 il simulacro dell'Immacolata è stato portato in processione per le vie della città, accompagnato dalla banda musicale.